Marciano si prepara al Natale, domenica 14 dicembre alle 18 nella cornice della Torre di Marciano avverrà la prima proiezione ufficiale del lavoro, dell'ultimo lavoro degli alunni di Marciano. Parliamo di Scrooge, canto di Natale, liberamente ispirato al romanzo di Charles Dickens, canto di Natale, per la regia di Pablo Revello. Noi ci collochiamo con questo tipo di attività nello spirito dei teleromanzi che faceva la RAI negli anni 70, quando diciamo, la RAI era diretta da Bernabei, perché l'idea mia, che poi è stata condivisa dagli insegnanti di lettere, perché io continuo sempre a dire che questo lavoro si basa prevalentemente sul testo letterario, il lavoro di ripresa, il lavoro di regia, il lavoro di elaborazione della sceneggiatura però ha sempre comunque una base letteraria. E quindi abbiamo affrontato Manzoni, Alessandro Manzoni, abbiamo affrontato Fred Ullman e quest'anno Dickens, in questa doppia diciamo, combinazione, Il grillo nel focolare, che è un racconto minore che abbiamo fatto a Lucignano, Scrooge, il canto di Natale, che diciamo, è il poema più importante a livello mondiale, che abbiamo poi collocato come ambientazione dentro Marciano, perché Marciano ha questa caratteristica di questa forte presenza di relazioni tra le persone che vivono nel paese, c'è una forte, come dice, un forte tessuto sociale. Luca, tu hai un ruolo chiave in questo mediometraggio. Sì, io rappresento Scrooge, il protagonista, che è un uomo molto venale che però in seguito a degli eventi che accadono riesce a capire i veri valori della vita. Io in questo film interpretavo lo spirito del Natale passato, che non era molto loquace ma espressivo e aveva il compito di insegnare i veri valori della vita a Scrooge, che era il protagonista, e questa esperienza mi ha dato modo di capire quanto sia divertente ma anche difficile il mestiere degli attori.